Allora, nell'ultima lezione stavo parlando dell'adozione e in particolare abbiamo visto come affrontare l'adozione tramite la funzione delle tensioni secondo l'approccio di Crandall. Ricordiamoci un attimo, ricordiamocelo rapidamente. Allora, che cosa diceva Crandall? Che secondo lui si poteva introdurre una funzione f, che era appunto una funzione di x1, x2, va bene? In maniera tale che la tau con 1 era la derivata di f rispetto a x con 2 e la tau con 2, era la derivata di meno f rispetto a x con 1, va bene? Una volta che uno fa questa scelta, automaticamente l'equazione di equilibrio, è l'equazione che ci dice che tau con 1 derivato rispetto a 1 più tau con 2 derivato rispetto a 2 deve essere uguale a 0. Beh, questa equazione è automaticamente soddisfatta, basta andare a sostituire al posto di tau con 1 questa espressione e al posto di tau con 2 questa espressione qua e automaticamente viene 0. Bene, quindi l'equilibrio è assicurato. Ricordiamoci che naturalmente scrivere l'equazione di equilibrio in questo modo significa divergenza del vettore tau uguale a 1. È la stessa cosa. Bene. Dopodiché introduceva l'equazione di congruenza, cioè dice dalle tau posso ricavare le gamma e le gamma fanno parte del tensore delle deformazioni E infinitesimo epsilon, ok? Questo tensore deve essere compatibile. Per essere sicuri che è compatibile, deve succedere che il rotore del rotore di epsilon deve essere uguale a zero. E insomma, facendo varie sostituzioni, alla fine eravamo giunti a questa equazione. Laplaciano di F uguale a meno 2 g theta. Beh, in A. Poi c'era la condizione sul mantello. Condizione al contorno sul mantello, la condizione al contorno sul mantello ci diceva che la tensione tangenziale doveva essere comunque sempre tangente al bordo del mantello, della sezione retta, diciamo così, va bene? Tau scalare n uguale a 0, d'accordo? E questa condizione, tenuto conto di questa posizione, si trasformava in questa condizione qua, F è uguale a 0 su 0. Bene. Ovviamente infine poi c'erano da soddisfare le condizioni sulla base generica, diciamo A con L, ma tanto è tutto costante lungo l'asse della trave, quindi sulla generica, sulla sezione retta generica, e cioè che sulla sezione retta la risultante delle tensioni tangenziali sia 0, cioè la risultante tagliante è uguale a 0. Tutte le altre risultanti sono già automaticamente 0 perché le sigmatiche 3 sono tutte quante, sono già nulle. E il momento risultante invece venga un valore diverso da 0, che è il valore che vogliamo imporre noi. E imponendo questa condizione veniva fuori che il valore del momento risultante dipendeva da questa funzione f e in realtà non era altro che due volte l'integrale sull'area della sezione retta della f di A. Bene. Allora, queste tre equazioni, cioè questa condizione, diciamo, questa equazione differenziale con la sua condizione al contorno e poi questa equazione ulteriore algebrica, ovviamente ci forniscono, risolvendo queste equazioni, noi riusciamo a risolvere il problema della torsione e in particolare dobbiamo essere capaci di determinare la funzione f e l'angolo unitario di torsione θ. Va bene? Fatto questo, abbiamo risolto il problema. Allora, applichiamo in particolare questo approccio per risolvere una sezione molto ma molto particolare, e cioè la sezione rettangolare allungata, che ha un'applicazione tecnica assolutamente diversa. Quindi, sezione rettangolare allungata. Allora, la sezione rettangolare allungata è una sezione, diciamo, che noi disegniamo in questo modo.
le dimensioni della sezione rettangolare allungata sono A, per B. Bene, prendiamo questo sistema di riferimento qua, x con 1, x con 2. E la sezione è rettangolare allungata quando la dimensione questa, la A, è molto più grande della B. Allora, in realtà devo precisare una cosa, che sulla quale che non abbiamo detto quando abbiamo introdotto il problema di Semenar, va bene? E normalmente la preciso sempre quando faccio poi questa applicazione sulla sezione rettangolare allungata. E cioè, una cosa che dovevamo dire all'inizio proprio di quando abbiamo introdotto il problema della trave del Semenar è che l'idea che potesse valere il principio di Semenar in realtà è applicabile non sempre per qualsiasi tipo di trave e di qualsiasi tipo di sezione che noi abbiamo a disposizione, ma solo in alcuni casi, diciamo così, particolari, però abbastanza frequenti, molto molto frequenti, va bene? Vi voglio fare un esempio. Possiamo per esempio prendere una sezione fatta così, come quella che disegniamo sempre, più o meno, va bene? E una sezione, per esempio, fatta così. Queste due sezioni, diciamo, si vede che hanno una differenza, no? Questa è una sezione, come dire, in cui c'è una parte, una dimensione che è composta da parti che sono molto sottili, diciamo così. E questa invece è una sezione in cui, come dire, le dimensioni sono più o meno costanti. Costanti intendo dire che se prendo due punti qualsiasi tra, diciamo, del nostro bordo, della frontiera della sezione, la distanza tra questi due bordi, la distanza tra questi due punti è confrontabile con la distanza, la lunghezza di questa curva lungo la frontiera della sezione stessa. Va bene? È confrontabile, no? Cioè, questa distanza qui, va bene? La vedete questa distanza qui? Mettiamo che sarà una distanza che chiamiamo B, va bene, tanto per dargli un nome, è confrontabile con la lunghezza di questa curva qua. Magari questa sarà una volta e mezzo, due volte B, però insomma è confrontabile, va bene? E al contrario, se prendiamo una sezione del genere, se noi prendiamo ancora una volta due punti che stanno sulla frontiera di questa nostra sezione, questa distanza qui, adesso, la vedete? È molto più piccola della lunghezza della curva che noi dobbiamo andare a percorrere per andare da un punto all'altro, seguendo la frontiera sempre della sezione. Ci siamo? Cioè, se questa la distanza era B e fare invece il giro intorno era una volta e mezza o due volte B, per esempio, immaginate che se questo di nuovo è B, per fare tutto il giro non è una volta, due volte, sarà almeno 10, 20 volte B. Cioè, è molto più grande fare il giro. Bene, questo tipo di sezioni vengono chiamate sezioni compatte. E questa è una sezione, diciamo così, non compatta. Bene. O ancora meglio, in pareti sottile. In pareti sottile. Vedete? Entrambe le sezioni sono utilizzate nell'ingegneria. Bene. Entrambe le sezioni sono assolutamente utilizzate. Che cosa accade? Che se uno pensa al principio di Semenar, diciamo, il principio di Semenar senza dubbio si può applicare alle sezioni compatte. Qualche dubbio può venire nelle sezioni non compatte. Vi faccio vedere il perché, vi faccio cercare di capire il perché
può venire qualche dubbio nell'applicare il principio di Semmelweis in questo tipo di sezione. Immaginiamo di ridisegno questa stessa sezione più o meno e di sottoporre questa sezione a una sollecitazione abbastanza, diciamo, particolare. Ok, è una trave, eh? È la sezione terminale di una trave, va bene, lo vedete? Più o meno si capisce dal disegno che ho fatto. Ok? Allora immaginate che questa sezione terminale della trave sia caricata da quattro forze, va bene? Allora mettete una forza qui, in questa direzione, cioè che, come dire, esce dal piano della lavagna, va bene? E una forza qui nella stessa direzione, va bene? E della stessa intensità, va bene? La stessa forza, d'accordo? Poi mettiamo altre due forze che sono queste, questa e questa, va bene? Dove queste forze sono esattamente uguali e opposte a queste. Lo vedete? Ok? Ci siamo? Allora, quanto vale la risultante di tutte le forze applicate? Zero, ovviamente. Quanto vale il momento risultante di tutte le forze applicate? Zero anche quello. Va bene? Quindi che significa? Che se vale il principio di Semmelweis, no? Se ci mettiamo oltre una certa distanza, abbiamo chiamato distanza di estinzione, dalla sezione sulla quale abbiamo applicato le forze, ci dobbiamo trovare zero, perché il risultante e il momento risultante sono zero, dobbiamo trovare che la trave è indeformata, non ci sono deformazioni, non ci saranno tensioni, non c'è nulla. Va bene? Però immaginate un attimo a questo punto di fare questo processo, cioè pensate quest'ala che sia, questa si chiama, scusatemi, questa è l'anima e queste sono le due ali, va bene? Immaginate che quest'anima sia molto molto sottile, molto molto sottile, ma tanto sottile, tanto che facciamo così, per un attimo pensiamo che non c'è per niente, la cancelliamo, non la vediamo, ok? Perché è così sottile che, diciamo, non c'è. D'accordo? Qualora noi andassimo appunto a cancellare questa anima, sì, tutto bene, che cosa accadrebbe? Che noi è come se avessimo le due ali che sono assolutamente completamente indipendenti l'uno dall'altra, va bene? E ognuna dell'ala, ognuna delle due ali è caricata con queste due forze che sono uguali opposte. Risultante nulla, ma il momento risultante non è nullo, c'è un momento flettente, come dire, che agisce su questa ala superiore, e un altro momento flettente uguale opposto che agisce nell'ala inferiore. Lo vedete? Quindi voglio dire, se l'anima non c'è, noi abbiamo queste due ali, una è questa e un'altra è questa qui. Quella di sopra è soggetta a un momento flettente che fa così e farebbe inflettere quest'ala in questo modo, come dire, e l'ala inferiore invece è soggetto a un momento flettente così, che farebbe inflettere quest'ala in questo modo. Quindi voglio dire, sebbene su tutta quanta la sezione risultante, momento risultante nullo, noi abbiamo degli effetti locali non nulli anche oltre la distanza di estinzione, perché ci immaginiamo che questa parte di sopra si inflette in un modo, questa parte di sotto si inflette in un altro. Va bene? Quindi effettivamente al momento risultante e a risultante nulla non corrisponde una deformazione nulla nei punti oltre, diciamo, la distanza di estinzione. Allora, ovviamente noi però siamo nel caso in cui quest'ala c'è, va bene? E naturalmente l'ala, la presenza di quell'ala, dell'anima c'è. E naturalmente la presenza di quest'anima riduce questo effetto di inflessione, ma potrebbe ridurlo, ma non completamente annullarlo oltre la distanza di estinzione. Cioè noi, oltre la distanza di estinzione, possiamo ancora vedere questi effetti.
Allora questo fa sì che appunto il principio di Saint-Venant non si può estendere tout court a questo tipo di sezioni, alle sezioni non compatte, va bene? Per estendere questo risultato di Saint-Venant a queste sezioni non compatte, ovviamente l'ingegnere sa che cosa deve fare poi, deve in qualche modo irrigidire la sezione ogni tanto in maniera tale da essere certi che non possano nascere questi effetti locali che si sentono poi per lunghezze enormi. È chiaro? E va bene. Tecnicamente, come fa poi l'ingegnere, ogni tanto prende e ci mette un, diciamo, una sorta di pannello di rinforzo sulla sezione in maniera tale da non far deformare in maniera troppo indipendente l'ala di sola di sopra dall'ala di sotto. Ma vabbè, a parte questi accorgimenti che gli ingegneri prendono, naturalmente questo significa che quando noi abbiamo così una sezione sottile, quella che non compatta, in parete sottile, il principio di Saint-Venant non lo possiamo estendere in maniera automatica, dobbiamo avere un minimo di accortezza, d'accordo? Bene, ritorniamo alla nostra sezione. La nostra sezione era questa rettangolare allungata, ovviamente è una sezione che non è compatta, va bene? Quindi di per sé non è sentibile il principio di Saint-Venant, e quindi dobbiamo pensare in realtà che su questa sezione agisca un momento torcente e questo momento torcente sta agendo in maniera, diciamo, per il momento opportuna. Poi vedremo adesso, andando avanti, che cosa intendiamo quando diciamo che il momento torcente agisce in maniera opportuna, va bene? Ok, detto questo, allora siamo su questa sezione, va bene? Sezione rettangolare allungata, va bene? Che cosa possiamo immaginare? Che se veramente è una sezione piuttosto sottile e molto lunga, va bene? Se noi prendiamo una corda che si trova in questa posizione o in quest'altra posizione o in quest'altra posizione, ci immaginiamo che l'andamento delle tensioni non cambi tanto, non stia cambiando tanto. Tra una corda e un'altra, muovendoci lungo la direzione 1, va bene? Le tensioni, l'andamento delle tensioni non sia sostanzialmente cambiato, perché voglio dire, se è molto lunga questa sezione, che differenza c'è tra guardare questa corda o quest'altra corda? Sono comunque molto lontane dai due estremi, va bene? E quindi possiamo pensare che non c'è molta differenza. Quindi la prima idea è che noi possiamo pensare che la tensione tangenziale, come dire, derivata rispetto a 1, sia sostanzialmente uguale a 0, cioè che la tensione tangenziale non cambi lungo la direzione 1, cioè non dipenda da x1, va bene? Bene, se la tau non dipende da x con 1, significa che questa equazione qua diventa tau 2 derivato rispetto a 2 uguale a 0 automaticamente. Quindi questa qua ci implica che tau 2 è uguale a 0. Che significa tau 2,2 uguale a 0? Significa che la tau 2 è costante in x con 2, va bene? Cioè la tau 2 è uguale costante, va bene? Lungo la direzione 2, d'accordo? Bene, ma quanto vale la tau 2 per esempio in questo punto qui? Bene, quanto vale la tau 2 in questo punto qui? Bene, noi ci dobbiamo ricordare che questo è un punto della frontiera della nostra sezione e deve sempre valere la condizione che tau con 1 n1 più tau con 2 n2 deve essere uguale a 0, va bene? Chi è n1 e chi è n2? n1 e n2 sono i versori della normale alla sezione in quel punto, va bene? In questo caso specifico, voglio dire, il nostro versore n è questo, d'accordo? Quindi questa equazione, in questo caso specifico, diventa
n ha componenti solo lungo 2, quindi questo termine qua sicuramente 0, e ci viene semplicemente tau 2 calcolato in più o meno b mezzi deve essere uguale a 0. Bene, ovviamente ho scritto in più o meno b mezzi perché posso scegliere questo punto, ma posso scegliere anche quest'altro punto, è la stessa cosa. Bene. E allora che cosa accade? Che la tau 2 deve essere costante, calcolata in b mezzi deve essere uguale a 0, vuol dire che la tau 2 è 0 dappertutto. Queste due cose ci dicono tau 2 è uguale a 0. Va bene? Ci siamo? Ci siamo? È chiaro il ragionamento che abbiamo fatto finora? Cioè abbiamo detto non c'è differenza tra una corda e l'altra, primo passo. Per cui voglio dire, la tau non dipende dalla coordinata x1, perché non c'è differenza tra una corda e l'altra. Se la tau non dipende dalla coordinata x1, guardo questa equazione di equilibrio qua, e di questa equazione di equilibrio mi rimane solo questo termine qui. E quindi tau 2 derivato rispetto a 2 è uguale a 0. Quindi tau 2 è costante. Bene, lungo 2. Va bene, calcoliamo il valore di tau 2 in un punto. E siamo andati a calcolarlo in più b mezzi, per esempio, qui. E gli abbiamo imposto le condizioni al contorno in questo punto. La condizione al contorno ci diceva tau 1 n1 più tau 2 n2 deve essere uguale a 0. Ok? Ma n1 è 0, per cui ci rimane solo tau 2 per n1, n2 vale 1, e quindi significa tau 2 uguale a 0. Ecco qui, l'abbiamo scritto in più o meno b mezzi perché potevamo scegliere anche il punto di sopra, la stessa cosa. D'accordo? Quindi la tau 2 deve essere costante, in questo punto deve essere 0, e 0 su tutta la corda, va bene? E 0 in realtà dappertutto, va bene? Allora vuol dire che abbiamo solo tau 1. Va bene? Abbiamo solo tau 1. Ok. A questo punto tau 1 deve cadere, che ci ricordiamo questi due punti di vista, va bene? Ci ricordiamo questi due punti di vista. Dobbiamo prendere tau 1, che è la derivata di f rispetto a 2. La riscrivo questa formuletta, va bene? Questa, d'accordo? E tau 2 che deve essere la derivata di f rispetto a 1 cambiata di segno, ma tau 2 è 0, va bene? Quindi scriviamolo subito, tau 2 uguale a meno f derivata rispetto a 1. E questa deve essere 0, perché l'abbiamo appena scoperto. Allora, che significa? Che questa funzione f non deve dipendere da x con 1, quindi la funzione f deve dipendere solo da x con 2, quindi avremo che f è funzione solo di x con 2 e non è funzione di x con 1. Ok? Bene, ricordiamoci quest'altra equazione qua. Bene, Laplaciano di f è uguale a meno 2g theta. Laplaciano di f, se f dipende solo da x con 2, è solo la derivata seconda della funzione f. Quindi questa equazione qua diventa f 2, 2 uguale a meno 2g theta. Cioè, la derivata seconda di f deve essere costante. Ok? D'accordo? Se la derivata seconda di f deve essere costante, la derivata prima è lineare, f è quadratica. Quindi scopriamo che f deve essere una funzione quadratica di x con 2. Va bene?
bene, deve essere una funzione quadratica di x con 2. Non solo, ma poi ci ricordiamo sempre anche di questa condizione qua, che f sul bordo, sul mantello, deve essere uguale a 0. Va bene? Allora, se f deve essere una funzione quadratica e deve essere uguale a 0 sul bordo, possiamo scrivere f in questo modo. Adesso cambio lavagna, cancello questo. Scriviamo f è uguale a una costante, adesso lo andremo a calcolare, poi che moltiplica x con 2 meno 1 di mezzi per x con 2 più 1 di mezzi. Va bene? Allora, se prendiamo una funzione fatta così, soddisfa tutti questi requisiti che abbiamo visto finora. Infatti, se prendiamo intanto è una funzione quadratica, come la volevamo noi, va bene? Non solo, ma per x con 2 uguale a più b mezzi è 0, per x con 2 uguale a meno b mezzi è 0, quindi si annulla anche sul bordo. D'accordo? Va bene, a questo punto significa che possiamo scriverla anche come c che moltiplica x con 2 al quadrato meno b quadro quarti. La stessa cosa. D'accordo? Bene, una volta che abbiamo dato questa espressione alla f, calcoliamoci il laplaciano, ovvero la derivata seconda in questo caso specifico. Bene, il laplaciano, cioè la derivata seconda, a che cosa è uguale? Quando derivo due volte questa funzione, va bene, che cosa mi succede? Che quando derivo la prima volta, mi viene 2 per cx con 2, ok? Quando derivo una seconda volta, mi viene 2 per c. Quindi la derivata seconda di questa cosa è 2 per c. Bene? D'accordo? Ma il laplaciano deve essere uguale a meno 2 g teta. Eccolo qui, a meno 2 g teta. Lo vedete? Quindi tutto questo deve essere uguale a meno 2 g teta. Il che significa che c è uguale a meno g teta. D'accordo? Bene, allora vuol dire che finalmente possiamo scrivere la f come meno g teta che moltiplica x con 2 al quadrato meno b quadro quarti. Questa è la nostra f. Bene. Naturalmente possiamo calcolarci, avendo a disposizione la f, la tau con 1 e la tau con 2, tau con 1 è uguale, come al solito, a f derivato rispetto a 2 e tau con 2 è uguale a meno f derivato rispetto a 1, e ovviamente, come volevamo noi, la tau con 2 è uguale a 0. Bene, perché la f l'abbiamo scelta che non dipenda da x con 1, quindi questa automaticamente ci viene 0, ovviamente. Tau con 2, mentre quando vogliamo calcolare tau con 1 basta fare la derivata rispetto a x con 2 di questa espressione qui, basta derivare rispetto a x con 2 e quindi ci viene meno 2 g teta x con 2. Va bene? Ovviamente che cosa ci manca ancora per chiudere il problema? Dobbiamo trovare il valore di teta in funzione del momento torcente applicato, che è il nostro dato. Bene. E come si faceva? È semplice, avevamo la formuletta che ci diceva, questa qua, che il momento torcente altro non era che l'integrale sull'area di 2 volte la f. E quindi utilizziamo quella formula. Quindi diciamo, momento torcente è uguale a l'integrale sull'area di due volte l'integrale sull'area della f in dA, ovvero due volte
due volte, qua c'è un 2 e qua c'è un altro 2, qua c'è un 2 e qua c'è un meno, e quindi facciamo meno 2g teta integrale sull'area di x con 2 al quadrato meno b quadro quadri in A. Va bene? Cioè ho sostituito al posto della f questa espressione qui, va bene? Meno g di f. E niente, dobbiamo solo fare l'integrale. L'integrale in DA lo possiamo anche riscrivere, ma questo, facciamolo questo passaggio, è abbastanza evidente, facciamo lo stesso. L'integrale tra meno a mezzi ed a mezzi dell'integrale tra meno di mezzi e di mezzi di sempre questa espressione qua, x con 2 al quadrato meno di 4 quarti in dx con 2 di x con 1. Bene, allora quando integriamo rispetto a x con 2, bene, qua ci verrà x con 2 al cubo terzi, d'accordo? E scriviamo, è uguale a meno 2g teta che moltiplica, va bene? Allora, questo è x con 2 al cubo terzi, va bene? E tra meno b mezzi e b mezzi, quindi viene, facciamolo il conto, ci verrà un risultato che assolutamente già conoscete, però facciamo lo stesso, viene un terzo, va bene? B cubo che moltiplica, allora dobbiamo fare un ottavo meno un ottavo, meno meno un ottavo, bene. Bene. E infatti viene, guardate, una cosa nota, perché un ottavo più un ottavo fa un quarto, 3 per 4 12, b cubo dodicesimi. E poi naturalmente c'è quest'altro termine che dobbiamo integrare, e viene semplicemente, e questa è una costante, quindi integrando viene x con 2 tra meno b mezzi e b mezzi viene b, ok? Quindi qua c'è meno b al cubo 4. Bene. Tutto questo l'abbiamo appunto integrato rispetto a x con 2, il risultato integrato rispetto a x con 2, poi deve essere integrato rispetto a x con 1, ma è una costante rispetto a x con 1, e quindi integrando su x con 1 e se avete x con 1 tra meno a mezzi, e quindi a tutto quanto moltiplicato per a. Bene. Allora, questo come viene? Facciamo un ulteriore passaggio, meno 2g teta a, ok? Vediamo. Che moltiplica b cubo, sotto mettiamo un 12, va bene? Eccolo qua, questo è 3 per 4, 12, va bene? 12 e qua mettiamo 1 meno, e qua ci andrà un 3, ok? Va bene? Quindi questo viene un 2 meno 2 sesti, il meno se ne va con questo, ci siamo? E quindi tutto quanto viene g teta a b cubo terzi, che poi questo 2 si semplifica con il 6 e da 3. E ovviamente a questo punto possiamo calcolare teta. Teta è uguale a mt diviso g che moltiplica a b cubo
terzi, l'ho voluto scrivere così, e questa quantità qua è quella che abbiamo sempre chiamata GT, il fattore di dirigenza torsionale, a V cubo terzi. Ovviamente questa formuletta normalmente si scrive così, 3MT diviso G a V cubo. Ci siete? Ok. Allora, vediamo un attimo il risultato. Il risultato è che alla fine noi abbiamo il valore di θ, ok? Lo possiamo sostituire qua dentro in funzione del momento tangente e di conseguenza abbiamo le tau. Bene? Che cosa sta succedendo? Vediamolo un po' graficamente quello che sta succedendo. Prendiamo una corda qualsiasi, questa per esempio, d'accordo? Questa corda qui, va bene? Allora, la prima cosa che abbiamo è che se prendiamo un punto qualsiasi, no, che sta su questa corda, la tensione, la componente della tensione tangenziale non nulla è solo la 1. Le tensioni tangenziali sono solo orizzontali, non ci sono componenti verticali delle tensioni tangenziali. Questo è stato uno dei primi risultati che abbiamo ottenuto. Bene, ci siete? Ovviamente, se guardiamo questa formuletta qui, della tau 1, vediamo che la tau 1 è una funzione lineare di x con 2, lo vedete? Una funzione lineare di x con 2. Quindi l'andamento dell'eta 1 lungo la corda, va bene? È un andamento lineare, d'accordo? Se prendiamo x con 2 uguale a più b mezzi, quindi siamo qui, siamo in questo punto, d'accordo? X con 2 uguale a più b mezzi, avremo che la tensione tangenziale vale meno 2g teta per b mezzi, ok? Quindi la tensione tangenziale è negativa, d'accordo? Quindi la tensione tangenziale è fatta così. Bene. Se prendiamo x con 2 uguale a meno di mezzi, ovviamente nella formuletta viene lo stesso valore ma di segno positivo, d'accordo? E quindi abbiamo che l'andamento delle tensioni tangenziali è, appunto, dicevo prima, lineare ed è fatto così. Bene, questa qua vale, mettiamo questa di sopra, vale 2g teta per di mezzi, ovvero g teta b, va bene? Perché il 2 è con mezzi, naturalmente non possiamo verificare. D'accordo? Teta, come al solito, no, possiamo pensare che è dato in funzione del momento torcente tramite questa formuletta qui, lo sostituiamo là dentro e sappiamo il valore della tensione in funzione del valore del momento torcente. Va bene? Allora, cancello questa parte un attimo, va bene? E vi voglio far notare due cose. Allora, la prima cosa è che noi abbiamo disegnato là sopra l'andamento delle tensioni tangenziali, va bene? Lo vedete? E abbiamo detto che l'andamento delle tensioni tangenziali non dipende dalla scissa x con 1, cioè come abbiamo proprio cominciato così, no? Pensando che appunto le tau
non dipendano da x con 1, eh? Questa è stata un'ipotesi iniziale. Questo significa che se io prendo questa corda, oppure prendo quest'altra corda, ovviamente l'andamento delle tensioni tangenziali è sempre lo stesso. Bene? Allora, posso pensare, allora diciamo, io come corda prendo la corda, come dire, finale della mia sezione. E se io prendo questa corda finale della mia sezione e vado a trovare questo andamento delle tensioni tangenziali, ovviamente questo andamento delle tensioni tangenziali sulla corda finale non mi rispetta le condizioni al contorno, non me le rispetta, eh? Perché ricordiamoci, la condizione al contorno era questa, adesso la evidenzio, è questa qui, la vedete? E questa è la condizione al contorno, tau scalare n uguale 0, va bene? Scusatemi, cioè, l'ho già detto all'inizio della lezione, tau scalare n uguale a 0 significa che la tensione tangenziale deve essere tangente al bordo del contorno, non può avere una componente normale al bordo del contorno, questo significa. Allora, se andiamo qui, effettivamente questa è la n, la tensione tangenziale è fatta così, effettivamente è tangente e questi due vettori sono praticamente ortogonali, il prodotto scalare è nullo, tau scalare n è uguale a 0. Ma se andiamo qui, va bene? La tensione tangenziale è in questa direzione, ma la normale a questo bordo è nella stessa direzione. E quindi tau scalare n non è 0, ci vorrà qualche cosa. Ma noi sappiamo che per De Semerin deve essere 0. Ok? E vabbè, questa è la prima cosa che vi voglio far notare. La seconda cosa che vi faccio notare è questa. Noi abbiamo l'andamento della distribuzione delle tensioni tangenziali tau 1, le vedete? Eccola qua, questa qui. Va bene? Sulla base dell'andamento delle tensioni tangenziali tau 1, noi possiamo direttamente andare a calcolarci il momento torcente. No? Ogni volta che noi avevamo la tau, facevamo l'integrale, no? Di x con 1 tau 2 meno x con 1 2 tau 1, e questo deve darci il momento torcente, no? Quindi il momento torcente lo posso calcolare come l'integrale sulla tutta la sezione di x con 1 tau 2 meno x con 2 tau 1. Idea, vi ricordate, questa è una formuletta che era proprio quella del momento torcente classico, in realtà è proprio da questa formuletta qua che abbiamo poi ricavato questa della notazione di Prandtl. Bene, è da questa che siamo partiti, da questa equazione qui. Io però, avendo a disposizione a questo punto direttamente le tau 1, va bene, le posso andare a sostituire qua dentro e ricavare, no, cioè sia le tau 1 naturalmente che le tau 2, va bene, ma quelle sono 0, quindi no. Posso andare qua dentro e ricavare di nuovo il valore del momento torcente? Ma sì, posso fare questo calcoletto. Facciamolo. E allora questa cosa ci verrà uguale all'integrale sull'area di che cosa? Allora abbiamo detto che tau 2 è 0, va bene? Quindi questo termine non c'è, d'accordo? E invece abbiamo che tau 1 è diverso da 0. Qui c'è un meno, qui c'è un altro meno, va bene? Diventa più, va bene? E diventa 2g theta x con 2 al quadrato. Lo vedete? 2g theta, vediamo che la tau 1 è 2g theta x con 2 e poi c'è un altro x con 2, quindi abbiamo x con 2 al quadrato. Okay. 2g theta x con 2 al quadrato. Questo integrale ormai neanche lo facciamo perché ce lo ricordiamo a memoria. L'integrale sull'area di x con 2 al quadrato è a b cubo dodicesimi, va bene? E quindi questa cosa diventa 2g theta a b cubo dodicesimi, e semplificando questo 2 con il 12, ci viene g theta a b cubo sesti. Va bene? Allora però c'è qualche cosa sulla lavagna che non funziona più, perché se noi guardiamo le due formulette che abbiamo ricavato per l'MT, questa e questa qui,
che è una formuletta che abbiamo ricavato utilizzando strettamente questo, questa integrale della f, e qua ci viene terzi e qua ci viene sesti, cioè questo momento torcente che abbiamo ricavato dalla distribuzione delle tensioni tangenziali non è quello, come dire, non è quello che ci veniva qua, non sembra giusto, diciamo così, bene, non ci sembra corretto. E poi guardate, viene esattamente la metà, questo momento è la metà di quello, va bene? E allora uno si domanda, ma che cosa in realtà sta succedendo? Va bene, per capirlo dobbiamo fare un altro passo, e cioè dobbiamo ritornare un po' su questa figura qui. Allora, io di questi passaggi li cancello, tanto oramai li abbiamo da libera studiati, li abbiamo capiti, li posso cancellare. Vediamo che cosa sta succedendo in realtà. Allora, facciamo così, prendiamo un pezzettino di area della nostra sezione rettangolare allungata. Il pezzettino di area è questo qui, lo vedete? D'accordo? Quali sono le tensioni che stanno agendo su questo tratto qui perfettamente verticale? Lo sappiamo, sono queste tensioni qui, no? Fino alla quanta, giusto, diciamo, no? Sono tensioni fatte così, adesso io le ridisegno così, qua, le vedete? Sono queste, le vedete? Sono queste tensioni qua. Purtroppo il disegno è molto piccolo, lo possiamo fare più grande, eh? Facciamolo più grande. Questo è l'asse x con 1, va bene? Ci siete? Quindi ho preso questa parte dell'area A della mia sezione retta. D'accordo? D'accordo? Quali sono le tensioni che agiscono su questa corda? Le tensioni su questa corda erano fatte così. Bene? D'accordo? Erano così. D'accordo? Allora, questa parte qui, chiamiamola, diamogli un nome, per esempio l'ho chiamata P. È una parte della mia area. Va bene? Bene, su questa parte che deve capitare? Che ovviamente se la divergenza di tau è uguale a 0 in ogni punto, ovviamente deve essere uguale a 0 anche quando la integro su un insieme di punti, cioè su una parte, cioè se io ho che deve essere vera questa equazione, cioè 0 uguale a divergenza di tau, cioè la divergenza di tau è uguale a 0 per ogni punto, per l'equilibrio. Vuol dire che questo deve essere vero anche se io faccio l'integrale di questa divergenza di tau su una parte, perché se è 0 in ogni punto sarà 0 anche sul dominio. Ci siete su questo passaggio? Questa è una cosa che facciamo spesso, ci siete su questo? Ma quando io vedo la divergenza di tau su un dominio ovviamente chiuso, va bene, su un dominio, la divergenza di un vettore su un dominio è il flusso del vettore, il teorema della divergenza. Quindi questa cosa la possiamo scrivere come integrale sulla frontiera di P, di questa parte P, di tau scalare n in dA. Bene. Allora, che significa? Che io devo fare l'integrale
su questo tratto, ok? Più l'integrale su questo tratto, più l'integrale su questo tratto, più l'integrale su questo tratto. Tutto quanto mi deve dare 0. Mi deve dare 0. Bene. Allora, è chiaro che su questo tratto ciò che questo integrale deve essere 0, perché è un tratto che fa parte della frontiera della mia sezione retta, e quindi tau scalare m sulla frontiera della sezione retta deve essere 0. E naturalmente anche qua mi devo ricordare questa condizione, che tau scalare m sulla frontiera deve essere 0, quindi anche qua deve essere 0. Quindi io qua avrò che questo integrale è 0, qua avrò che questo integrale è 0. Ok? Che deve accadere? Deve accadere allora che l'integrale qua sopra più l'integrale qua sopra deve essere uguale a 0. Va bene? Questo lo potete vedere, guardate, come una sorta di flusso entrante, eh? E qua naturalmente ci dovrà essere un flusso uscente. D'accordo? Ci siamo fin qui? Allora, se questa lunghezza qui come la vogliamo chiamare? Facciamo direttamente l'integrale, senza neanche mettere la lunghezza questa neanche la mettiamo. Diciamo che questa distanza qui, come al solito, sarà x con 2, va bene? E invece questa lunghezza qua, questo gli diamo un nome, va bene? Questa distanza qui la chiamiamo d. Bene, ci siamo. Allora, quindi che cosa deve accadere? Che tau scalare n su questo tratto, lo vedete? Su questo tratto. Allora, l'andamento delle tau su questo tratto è dato dalla tau 1, ok? D'accordo? E la normale uscente in questo tratto è questa. Bene. Quindi quando io faccio tau scalare n, devo fare la componente lungo 1 per meno 1, perché sono opposte, d'accordo? Lo vedete? Per meno 1, va bene? E non c'è componente lungo 2, ok? Quindi la componente lungo 1 per meno 1, eccola qua, è questa. Quindi sarà l'integrale tra meno di mezzi, cioè tra qui meno di mezzi, è una certa scissa che io ho chiamato x con 2, e x con 2 di meno tau con 1, cioè di 2 g teta. A questo punto questo non lo posso chiamare di nuovo x con 2, perché ho chiamato x con 2 la scissa nella quale arrivo in questo punto, ma è una variabile che sta qua dentro che chiamo eta, tanto per dargli un nome. Eta. Bene. In delta. Allora, questo mi fa questo integrale. Ok? D'accordo? E questo integrale deve essere, ci sommiamo, più diciamo tutto l'integrale qua sopra, che neanche voglio scriviamo la risultante di questo integrale, voglio chiamare Q1 e Q2 nella stessa maniera, credo che vediamo un attimino così, sezione, così prendiamo la stessa simbologia, sì. Questa è Q1 e questa è Q2, più meno Q2 uguale a 0. In realtà sarebbe più qua, perché questa è un meno davanti, va bene. D'accordo? Deve essere uguale a 0.
lo 0 l'avevamo già messo qua, vuol dire che lo rimetto pure qui, continuiamo la formula, va bene? E a che cosa è uguale ancora? Facciamolo questo integrale, perché ovviamente l'integrale è molto semplice. Quando noi integriamo ci verrà eta quadro mezzi, ok? Eta quadro mezzi calcolato tra x con 2 e meno b mezzi, ok? Quindi ci verrà 2 g teta che moltiplica x con 2 al quadrato meno b quadro quarti, ok? Più q con 2 uguale, l'abbiamo già detto, è uguale a 0, l'abbiamo detto sin dall'inizio. Scusatemi, che cos'è questo q con 2? Q con 2 è come questo q con 1, eh? Cioè q con 1 è esattamente questa integrale qua, cioè è il flusso delle tensioni tangenziali lungo questo tratto qua, delle tensioni tangenziali dirette lungo la direzione 1. Qui questo q con 2 deve essere un flusso delle tensioni tangenziali lungo la direzione 2. Bene. Allora questo ci fa capire una cosa importante, e cioè che in realtà le tensioni tangenziali nella direzione 2 non possono essere ovunque 0. Quando andiamo vicino al bordo, per rispettare la condizione di equilibrio e la condizione naturalmente di contorno scarico, queste tensioni tangenziali nella direzione 2 non possono essere 0. Ci devono essere delle tensioni tangenziali, mi sono spiegato? E queste sono, e rappresenta il flusso di queste tensioni tangenziali lungo questo bordo. Mi sono spiegato? Quindi noi possiamo pensare che le tensioni tangenziali possono essere, come dire, lungo la direzione 1 per tutta quanta, come dire, la lunghezza di questa sezione rettangolare allungata, ma quando ci avviciniamo al bordo, in realtà queste tensioni tangenziali è come se girassero, ovviamente, e abbiamo delle tensioni tangenziali anche nella direzione, vedete, x con 2, delle tau 2, abbiamo delle tensioni tangenziali 2, ok? Ci siamo? Il flusso di queste tensioni tangenziali 2 è esattamente questa quantità che abbiamo appena calcolato. Cioè non l'abbiamo ancora calcolata, ma la possiamo calcolare facilmente perché basta risolvere questa equazione rispetto a Q2. Q2 verrà uguale a meno questa roba qui, lo vedete? Meno questo. Lo scrivo qua sotto, Q2 è uguale a 2g teta che moltiplica b quadro quarti meno x con 2 al quadrato. Ok? Quindi noi avremo un flusso di tensioni tangenziali che al variare di x con 2 è di tipo parabolico. Cioè voglio dire, se questo è il bordo, no, della nostra sezione retta e della sua corda finale, diciamo così, noi abbiamo queste tensioni tangenziali che partono da qua sopra che sono 0, qua sotto sono di nuovo 0, ma lungo al variare di x con 2 hanno un andamento parabolico, cioè aumentano, arrivano, come dire, all'asse diciamo di questa sezione e poi diminuiscono e vanno a zero un'altra volta, semplicemente perché appunto per l'equilibrio la divergenza deve essere nulla e quindi quello che entra deve uscire. Guardate, questo sono esattamente le condizioni che si hanno quando uno ha un fluido, no? E in un fluido incomprimibile la divergenza di V scalare N, scusatemi, la divergenza di V deve essere uguale a 0, vi ricordate? E quindi V scalare N, l'integrale di V scalare N sulla frontiera è nullo. Si può dire anche, no, il teorema di Bernoulli, il tubo di Bernoulli, tutto quello che entra deve uscire, va bene? Così è la cosa, è un campo solenoidale, tutto quello che sta entrando deve uscire, questa è a divergenza nulla. D'accordo?
E qui anche deve essere a divergenza nulla, perché questo deve essere a divergenza nulla, quindi tutto quello che sta entrando in una porzione dell'area deve poter uscire. Non ci sono né, come si dice, sorgenti né pozzi, così si diceva. Quindi tutto quello che sta entrando deve uscire. Questo fatto che deve uscire ci fa capire che qua vicino al bordo ci devono essere delle tensioni tangenziali tau 2, non possono non esserci. Ok? Però se noi guardiamo queste formulette, noi abbiamo scritto che in realtà tau 2 è 0 dappertutto, anche quando ci stiamo avvicinando al bordo, diciamo, della sezione rettangolare allungata. Ok? Peraltro, appunto, che significa? Che significa anche che se tau 2 non è 0, non è detto che sia 0, come stiamo appena dicendo qua sopra, no? È detto che debba essere 0, ma vicino al bordo può non essere 0, anzi non è che può non essere, deve non essere 0, vicino al bordo, vuol dire che vicino al bordo la F deve cambiare con la X con 1. Mentre invece noi abbiamo preso appunto una F che non dipende da X con 1. Vicino al bordo, per avere una tau 2 diversa da 0, dobbiamo avere che la F deve dipendere da X con 1. Ok? Questo che significa? Significa che, insomma, realisticamente noi, adesso come dire, proverò a fare un disegno, ci provo, vediamo quello che viene. Questa è la nostra sezione rettangolare allungata. Ho messo la trave come se fosse verticale, va bene? Okay. Questo è l'asse x con 1 e questo è l'asse x con 2. Bene. E come l'abbiamo pensata noi questa F sulla base delle ipotesi iniziali che abbiamo fatto? Abbiamo pensato una F quadratica in funzione di x con 2 e che non dipendesse da x con 1. D'accordo? Quindi se io volessi fare il disegno della F, rappresentare la F, mi verrebbe una cosa fatta così. Non so se riuscite a capirlo, eh? È come se fosse è una funzione parabolica che non dipende da x con 1, è costante lungo x con 1. Bene, è come se fosse un tunnel, lo vedete? È come se fosse un tunnel, d'accordo? Parabolico, eccolo qui, parabolico. Va bene? E in realtà, appunto, se uno lo pensa così, due osservazioni. Uno, beh, se un tunnel che arriva così, dovendo ricordarsi che F deve essere uguale a 0 su dA, in realtà questo tunnel qui doveva andarsi a chiudere qua sopra, d'accordo? Perché questa funzione è 0 qui, è 0 qui, ma non appare che sia 0 lungo questa corda qua, invece dovrebbe andarsi a chiudere qua sopra, ok? Prima osservazione. La seconda osservazione è che effettivamente se ci devono essere queste tensioni, c'è questo flusso e a questo flusso appunto corrispondono delle tensioni tangenziali, vuol dire che effettivamente la F sta cambiando lungo 1 e c'ha la possibilità in qualche modo, cambiando lungo 1, di rastremare e andare sullo 0, eh? E chiudersi giustamente sullo 0, d'accordo? Va bene. Prima di chiudere questa cosa, facciamo un ulteriore passo, va bene? Tutto questo flusso, va bene? Tutto questo flusso sono flusso di tensioni tangenziali lungo questo tratto di lunghezza d, va bene? Ci possiamo calcolare la risultante lungo la direzione verticale di tutti questi flussi, cioè di tutte le tensioni tangenziali che ci sono. Come? Basta che facciamo l'integrale tra meno b mezzi e b mezzi di questa Q2 in dx con 2,
così troviamo, come dire, la risultante di tutte le tensioni tangenziali su questo tratto qui, su tutto questo tratto qui. Su tutto questo tratto qui calcoliamo la risultante, ok? Delle tensioni tangenziali tau 2, ok? Va bene, questo è un integrale, anche questo si fa rapidamente, 2g teta che moltiplica. Allora, ho b quadro quarti integrato da meno b mezzi, se diventa b cubo quarti, basta moltiplicare per b, quindi questo diventa b al cubo quarti, va bene? E poi ho meno, questo è x con 2 al cubo, diventa x con 2 al, scusatemi, questo è al quadrato, diventa x con 2 al cubo terzi, ok? Integrato tra meno b mezzi e b mezzi, quindi diventa come al solito b al cubo ottavi meno più b al cubo ottavi, è il famoso 24, e scusate, il famoso 12, va bene? Quindi questa cosa diventa, guardate, 2g teta, ok? Poi abbiamo b cubo su tutto, ok? E poi abbiamo, questo è un dodicesimo e questo è un quarto meno un dodicesimo, ok? Un quarto meno un dodicesimo diventa 3 dodicesimi meno un dodicesimo, sono 2 dodicesimi, un sesto, ok? Da qualche parte troppo, secondo me lì è eliminato, la sbagliata a fare integrale mezzi. Perché lì è x quadro mezzi più b quadro alla quarta, la lavagna sopra, sopra lì a destra, x quadro mezzi, lì è x quadro mezzi più b quadro alla quarta, b quadro diviso 4, sì, vabbè, sì. Vedete, x2 e mezzi qua. Sì. E poi mezzi invece qua. Il segno negativo positivo. Così. E allora diventava qua mezzi. Così. E così. Lì io ho il segno positivo avanti al più 4. Spegniamo un attimo, scusami, così rimettiamo a posto. Ok, e quindi questo era senza il 2 qua, d'accordo? Perfetto. E abbiamo trovato questa formuletta qui, d'accordo? Allora, questa è la risultante di tutte le tensioni tangenziali che stanno nella parte terminale di questa corda. Ovviamente questa risultante, vi disegno un attimo la sezione qui, questa risultante che abbiamo trovato come la risultante delle tensioni tangenziali che stanno su questa parte terminale, diciamo, di questa sezione, vale, abbiamo detto, R, la troviamo uguale opposta ovviamente sull'altro estremo della sezione, perché sull'altro estremo facciamo esattamente lo stesso ragionamento, e qua ci deve essere una risultante uguale opposta, cioè sempre R, ok? E queste R, queste due forze R, valgono questa quantità qui. Come vedete, g teta b cubo sesti. Allora, in realtà, allora, quando noi andiamo a calcolare il momento torcente dovuto a tutte le tensioni tangenziali, va bene? Come abbiamo fatto esattamente in questa formula qui, va bene? Noi non abbiamo tenuto conto della presenza di queste forze di estremità. Il momento torcente corretto si dovrebbe fare facendo la somma di questo momento torcente qui, ottenuto solo dalle tensioni tangenziali date da questa formula, più l'effetto di queste due forze concentrate uguali opposte che hanno un braccio A. Ci siete?
Ne consegue che ovviamente se noi facciamo la somma del momento torcente questo più il momento torcente provocato dall'R, ricordiamoci, il momento torcente R è esattamente dato da questa formula, e il momento torcente vale questa quantità moltiplicato per A, e vediamo che è esattamente uguale a questa. Vedete? Il momento torcente provocato dall'R è esattamente uguale a questa. Per cui bisognerebbe sommare questa con questo per A, cioè prendere due volte questa quantità, e che ci fa ritornare questo valore qua del momento torcente. Quindi voglio dire, il momento torcente che noi abbiamo calcolato in questo modo è assolutamente corretto, perché automaticamente già sta tenendo conto anche del fatto che nella realtà dei fatti ci sono tensioni tangenziali nella direzione 2 in prossimità della delle due corde terminali della sezione. Già ne tiene conto, e tiene conto in maniera anche corretta del fatto che la tensione tangenziale sul bordo è nulla, perché abbiamo utilizzato questa formula qui per la valutazione del momento torcente, che implicitamente teneva conto che F era per forza uguale a 0 sul bordo. Cioè, che cosa abbiamo fatto in realtà noi? Abbiamo fatto questo. Abbiamo scelto, quando abbiamo applicato queste formule, questa formula in particolare, abbiamo scelto la funzione f come se fosse costante lungo la direzione 1, costante lungo la direzione 1, ma quando si sta approssimando, immaginate che la sezione rettangolare allungata sia questa scrivania, va bene? Quindi abbiamo questa funzione f che è fatta così, la vedete? Fatta così, d'accordo? Quando si sta avvicinando a questa corda, non degrada piano piano, ma degrada all'improvviso. Improvvisamente che degrada e va a zero. Quindi è come se fosse costante, poi quando arriva ad assumere il valore di x con 2 uguale a più a mezzi o meno a mezzi, arriva automaticamente immediatamente a zero. Il fatto che c'è una variazione così repentinea, no, del valore della f significa che c'è una derivata che addirittura tende a infinito, tende a infinito per la f, quindi c'è una tensione tangenziale che sta tendendo a infinito sulla f, scusatemi, sulla vicino alla corda terminale, ma questa tensione tangenziale si sta moltiplicando per un'area che è infinitesima. Il prodotto in questo caso è finito, e il prodotto finito vale esattamente questa risultante che abbiamo calcolato noi. Chiaro? E quindi voglio dire, così risolviamo la sezione rettangolare allungata. Va bene? Ci fermiamo un minuto?